Benvenuti ragazzi, oggi vi faccio vedere questa che Noè ha avuto a Natale. È bellissima, voglio presentarla a voi bambini, perché non sapete cosa può fare questa vacca. È bellissima, io l'ho provata. Questa qua si muove, può prendere la frutta, guardate. Lo vedi qua e prendi. Poi stanno gli animali, i topini qua dietro, guardate, piccolini, tutti grigi. Poi le scimmie, una macchia, una femmina. Poi le colombe, le scimmie piccoline, le giraffe tantissime qua, piccole e grandi. I pappagalli qua, guardate, rosso, blu, verde e bianco. Le zebre qua, la sua famiglia di zebre. La lampadina, si vede, la metterà qua. Poi qua dietro, guardate. Stanno la famiglia dei leoni, sono una lastra diversa, perché quella è più occhiale e quella più cura. Se camello. E poi qua dietro, no, e lo vedete i panda, lo vedete dietro, la famiglia di panda. Poi qua però la bella, dove possiamo attaccare le cose, come gli uccelli o fiori, cose così, oppure le colombe, queste qua. Poi Noè, quel bastone suo, però non si mantiene. Oh, è caduto, scusate. Però fa così. Però questo è Noè. Guarda, può fare anche così, può muovere la testa. Così. Poi sta il coccodrillo, che sta fuori, deve entrare. L'ho fatto così. Si apre la bocca, può chiuderla e poi alzare la testa. O non lo chiudi. Poi la finestra si apre e si chiude. Puoi mettere anche una giraffa dentro. Poi qua la trappola, guardate, dove faccio un esempio, e poi la chiudi e poi rimane là come vuoi. Puoi fare mangiare gli animali come così, ragazzi, così. Poi dice buono, ti piace, dice Noè. Però al prossimo video il prossimo video devo fare la storia, come la storia di questa vacca Noè. Veramente, se vi piace questo video mettete un like, 10 o 3 o 4, poi sono felicissima di avete messo un like. Sono felicissimo, ciao, ciao a tutti, al prossimo video, ciao. Alright.